in Ticino. Zwei Gläschen Wino, mit drei Lappen ab auf Campione ins Casino. Mit vier Lappen Zucker im Casino. Am Morgen ab 5 ist finito. Progetto Cambio Vita. In collaborazione con Stefan Pavlovic, consulente presso Swiss Life Select. È un servizio di consulenza e assistenza a 360 gradi per chi vuole vivere e lavorare in Svizzera. Consiste in una prima consulenza conoscitiva gratuita, un pacchetto di video illustrativi che vi spiegheranno passo dopo passo cosa fare per trasferirvi, una consulenza professionale da parte di Stefan, consulente presso Swiss Life Select, e l'assistenza quotidiana da parte mia tramite mail, call consultative, creazione di curriculum e vostre richieste di info, burocratiche, documenti, annunci immobiliari e tanto altro. È un servizio innovativo. Cambio Vita, l'aiuto che hai sempre voluto. Prima consulenza gratuita. Cambia la tua vita, noi ti aiuteremo a farlo. Maggiori info sulla mia homepage, prenotati ora e cambia la tua vita. Buongiorno a tutti da Svizzerando 360 e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo del contratto collettivo del settore delle pulizie nella Svizzera tedesca. Perché i contratti collettivi effettivi sono tre: Svizzera tedesca, Svizzera romanda e Canton Ticino. Per il Canton Ticino ha il suo contratto collettivo, che però non è stato sottoscritto dall'Unia, perché comunque ha un minimo che sfiora il ridicolo, 17 franchi e 75 all'ora lordi. E quindi un salario così minimo non può che non essere sottoscritto dall'Unia. E il Canton Ticino quindi si tiene questo contratto collettivo. Per il resto possiamo dire che comunque il settore delle pulizie è un settore che impiega oltre 900.000 persone, ok? In tutta la Svizzera, e per l'80% è a tempo parziale. Cosa vuol dire? Che praticamente l'80% delle persone impiegate nel settore lavora a una percentuale lavorativa sotto il 100%. La maggior parte, guarda, vi assicuro che lavora tutto al 50-60% mediamente. L'80% mediamente. E la maggior parte sono donne straniere, quindi gli svizzeri in questo settore li vedrete solo esclusivamente in ambiti di quadro, ufficio, manageriali, eccetera, o di dirigenza effettiva. Ok? Allora, io in questa maniera vorrei che vedessimo assieme il contratto collettivo del lavoro, in modo che vi possiate rendere un attimo conto se attualmente lavorate, se vi stanno fregando o meno, o se volete comunque venire in Svizzera a vivere, lavorare e partire da questo settore, capire un attimo quali possono essere le fregature o meno riguardanti i contratti di lavoro, eccetera. Ovviamente vi lascerò tutti i link in descrizione in modo che ve lo possiate guardare bene bene a casa. Oggi faremo una veloce scarrellata delle cose importanti da vedere e partiamo, ok? Come prima cosa da guardare per quanto riguarda il contratto collettivo, anche i contratti collettivi in generale, ovviamente non è lo scopo e l'obiettivo, che potete guardarvelo tranquillamente voi a casa, anche se è importante leggerselo tutto, sono le disposizioni generali, quindi il campo di applicazione dove viene applicato questo contratto collettivo per quanto riguarda la Svizzera tedesca, ok? In quali funzioni? Partiamo subito dal vedere esempio. Il presente contratto collettivo di lavoro ha validità per tutte le aziende e parti di aziende nazionali e internazionali operanti nei cantoni. Qua state bene a ascoltare. Zurigo, Berna, esclusi i circondari amministrativi del Giura Bernese,
Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciafusa, Penzello Esterno, Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia e Turgovia. Ok? Questi sono i cantoni in cui il contratto collettivo del lavoro da Svizzera tedesca è valido. Non c'è il canton Vallese perché comunque la parte tedesca del canton Vallese e la capitale del canton Vallese è francese e comunque la parte tedesca è minoritaria. E poi, un altro aspetto fondamentale, il presente CCL si applica fino al livello di caposquadra e responsabile oggetto. Dopo vedremo appunto che ci sono le varie categorie da capire quali effettivamente sono. E quindi si arriva alla categoria maggiore, che è praticamente il caposquadra e responsabile oggetto, con compiti di pulizia incluso. Quindi sono esclusi i quadri, a partire dal livello di responsabile di zona, funzioni dirigenziali simili come branch manager e responsabili di settori, personale amministrativo, personale tecnico e personale di vendita. Sono esclusi, vabbè, poi i lavoratori e lavoratrici assunti durante le vacanze, eccetera. Ok? Quindi questi sono i campi di applicazione, sia a livello cantonale che proprio di quadri, eccetera. Poi passiamo subito effettivamente alle categorie. Quali sono effettivamente le categorie a cui si distingue questo contratto collettivo? Si parte dalle categorie di pulizie ordinarie, praticamente quelli che fanno le pulizie semplici di tutte le... come si può dire, di tutti gli immobili, uffici, bagni, qualsiasi immobile, edificio dove appunto si hanno la pulizia della rimozione regolare del sporco, rifiuti, nonché la cura dei pavimenti, altre superfici, eccetera. Quindi la cura dei pavimenti e superfici comprende tra l'altro anche la lucidatura, lo spruzzo, l'estrazione, il lavaggio, l'oliatura dei pavimenti, eccetera. Quindi le semplici pulizie che conosciamo tutti negli edifici, ok? Queste categorie si dividono in due: pulizie ordinarie categoria 1 e pulizie ordinarie 2 e responsabile oggetto squadra. Molto semplice, le pulizie ordinarie di livello 1 sono quelle proprio base, la pure semplice pulizia. Quelle di categoria 2, quindi livello 2, hanno solo la differenza che hanno concluso con esito positivo una certa formazione continua riconosciuta dalla commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera tedesca. La commissione paritetica non è nient'altro che un'organizzazione che promuove la formazione in tutti i settori lavorativi, quindi per la formazione del lavoratore, e ti dà la possibilità di avere ulteriore formazione, quindi di aumentare il proprio livello. E poi il responsabile oggetto caposquadra, che non è nient'altro il personale che ha compiti di conduzione e controllo, che però pulisce anche lui, nel senso controlla e gestisce tutto il lavoro, però eseguono anche loro stessi personalmente lavori di pulizia, un po' come i capi che ha la mia ragazza, che anche loro vanno magari a sostituire colleghe, eccetera, eccetera, però loro devono anche dirigere la questione del personale, eccetera. Poi, categorie di pulizie speciali, si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta, di regola svolti sotto forma di singolo incarico. Per l'esecuzione sono spesso necessarie misure di sicurezza supplementari e corsi di formazione in materia di sicurezza. Sono considerate pulizie speciali in particolare le pulizie edili di trasloco, le pulizie di tapparelle e facciate, i trattamenti iniziali e di protezione, i risanamenti dei pavimenti, le pulizie dopo i danni da incendio o causati dall'acqua, nonché le pulizie di finestre che non vengono effettuate nell'ambito di incarichi di pulizia ordinaria, quindi o di manutenzione, senza mezzi ausiliari tecnici.
Quindi sono le pulizie ordinarie delle finestre praticamente esterne dell'edificio, eccetera, eccetera. Però senza appunto le grosse gru che vedete, perché quelle sono pulizie ordinarie di manutenzione, ok? E si distinguono appunto queste pulizie speciali, categoria 1, come sapete, e categoria 2 non è semplicemente la differenza è come nelle pulizie ordinarie hanno semplicemente concluso con esito positivo la formazione continua riconosciuta alla commissione paritetica. Quindi il salto da 1 a categoria 2, anzi da livello 1 a livello 2, è essenzialmente perché hanno concluso una formazione. E poi il responsabile oggetto o capo squadra, comunque, solito come nelle pulizie ordinarie, sono personale che personalmente fa lavori di pulizia speciale, eccetera, però anche incarichi di compiti di conduzione e di controllo, ok? Altra categoria molto molto speciale, mettiamola così, sono le categorie di quelle pulizie ospedaliere, ok? Che comprendono, ovviamente, la pulizia degli ospedali per cure acute, cliniche specialistiche, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti per cure stazionarie. Non rientrano in questa categoria gli studi medici e le case per anziani, ok? Anche qua stessa cosa, pulizia ospedaliere livello 1, tale quale le disposizioni delle categorie delle pulizie ospedaliere, livello 2 perché hanno concluso con esito positivo la formazione continua riconosciuta, e poi il responsabile, stessa cosa, ha funzioni di compiti di conduzione e controllo, ma esegue personalmente anche lui le pulizie, eccetera, ok? Poi altra sottocategoria sono le pulizie dei veicoli, che non è nient'altro che la pulizia, vengono impiegate per la pulizia esterna e interna di mezzi di trasporto pubblici e commerciali, esclusi aeromobili, e che effettuano pulizie ordinarie di manutenzione e speciali, ok? Stessa cosa anche qua, livello 1, livello 2 e caposquadra, eccetera. Poi ci sono delle categorie speciali, che è la categoria CFP, che non è nient'altro il lavoratore che ha concluso la formazione professionale di base conseguendo il certificato federale di formazione pratica operatore operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva. Ovviamente questi avranno un salario diverso dal resto. E la categoria FC, e anche loro avranno un salario molto superiore rispetto a tutti gli altri. E hanno concluso la formazione professionale di base conseguendo l'attestato federale di capacità operatore operatrice per la pulizia ordinaria e manutenzione. Queste sono tutte le categorie che rivedremo poi nei salari, ok? Poi formazione paritetica, ve l'ho già detto cos'è. Passiamo ai salari, ok? Il salario è semplicemente corrisposto mensilmente mediante versamento bancario. Poi tutte le categorie hanno diritto alla tredicesima mensilità al 100% se dura più di 3 mesi il lavoro. Qualora il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore all'anno, la tredicesima mensilità è dovuta pro rata temporis. Cosa vuol dire pro rata temporis? Non vuol dire nient'altro come posso dirvelo, praticamente in proporzione alla durata del contratto in cui avete fatto, perché ovviamente la tredicesima è per un anno intero di lavoro che hai fatto e quindi vi corrispondono il 100% del vostro salario. Quindi in base se avete fatto 4, 5, 6, 7, 8, 10 mesi vi corrispondono la tredicesima adeguata. Ovviamente non possono darvi la tredicesima mensilità al 100%. Poi la tredicesima mensilità non è corrisposta sull'indennità per il servizio di picchetto. Quindi se fate picchetti niente tredicesima, mettiamola così.
Poi, maggiormente, diciamo, per la maggiore, viene versata mensilmente, però può essere versata sia mensilmente che semestralmente o annualmente. Ok? Poi, un piccolo appunto per far capire alle persone che non è scontato che ogni anno il vostro salario aumenti o se comunque... ci sono degli aumenti di costi generali in Svizzera quando si sente che la Svizzera poi aumenta in automatico i salari quando il costo della vita aumenta eccetera eccetera, non è effettivamente così. Ad esempio per il settore delle pulizie, se in base all'andamento dell'indice nazionale svizzero per i prezzi al consumo, che indica semplicemente il costo della vita in Svizzera, quindi se aumenta o diminuisce, se il rincaro annuo è superiore al 2%, le parti contrattuali negozieranno un'eventuale compensazione del rincaro sul salario minimo a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo. Quindi mettiamo caso che ci sia un aumento dei prezzi del costo della vita nel 2002, nel 2022, il 1 gennaio del 2023 si verranno ad effettuare questi negoziati per aumentare o meno il vostro salario del settore, ok? Ora vi faccio vedere i salari, quello che importa di più a tutti quanti. Tac! Questi, non so se lo vedete bene bene bene, cerco di farvelo vedere bene bene bene, sono i salari minimi del 2023, ok? Come sapete, come abbiamo visto prima, sono divisi in categorie, ok? Possiamo vederlo velocemente. La primissima categoria, quindi la meno qualificata di tutte, di manutenzioni, livello 1, quindi pulizia ordinaria, livello 1. Salario orario 20 franchi e 20. Allora, lordi. Al mese corrisponde a 3.676 40 franchi al mese lordi. Le varie categorie, qui a livello 2 c'è uno stacco un pochino di più, 3.358 franchi lordi. Poi per le pulizie speciali arriviamo a 4.058 lordi, livello 2 4.240, ospedaliere 3.785 livello 2, livello 1 3.967 livello 2. E poi le polizie dei veicoli livello 1 e livello 2. Per i caposquadra e cose così sono fuori da questo, vengono un attimino indirizzati caso per caso. E questi sono i salari. Ovviamente, come ho sempre detto, a nessuna ditta si impone di avere questi salari. Questo è un salario minimo in cui la ditta in questione non può scendere, quindi non è detto che in una ditta seria non si possano in entry level, quindi anche con una categoria bassissima, con la manutenzione livello 1, avere più di 3.676 franchi lordi al mese, se ne possono avere anche 4.058 o 4.022. come la ditta in sé possa remunerare i propri dipendenti. Poi l'importante è che non si scenda sotto questo livello. Ora andiamo avanti con il tempo di lavoro. Il tempo di settimana di lavoro è stabilito nel contratto di lavoro nazionale, ok? Il tempo di lavoro per un'attività lavorativa al 100% è pari ad al massimo 42 ore settimanali. Ricordiamo che il datore di lavoro è tenuto a svolgere un controllo del tempo di lavoro di tutti i lavoratori e lavoratrici, comunicando mensilmente appunto il rispettivo saldo del conto del tempo di lavoro, eccetera. Poi ricordiamo che il lavoro svolto dalle 6 alle 8 è considerato lavoro diurno normale, quello dalle 20 alle 23 lavoro serale e quello dalle 23 alle 6 lavoro notturno. Il lavoro notturno temporaneo viene retribuito con supplemento del 25%. Nel settore polizia ospedaliera e polizia dei veicoli che prestano regolarmente o periodicamente un lavoro notturno hanno diritto a un supplemento di tempo del
5% previsto per la legge e un supplemento salariale del 15% sul salario minimo del rispettivo livello salariale, anche quando la fascia oraria del lavoro notturno viene spostata. La percentuale del supplemento salariale si riduce qualora sia già corrisposto un salario superiore al salario minimo previsto per collaboratore o collaboratrice ed è pari a 0 quando il salario corrisponderà già al salario minimo più 15%. Ok? Quindi praticamente non ci sono questi aumenti di corrispondenza in più se appunto se già il vostro salario minimo di partenza è già abbastanza elevato, mettiamola così. Il lavoro svolto nell'intervallo compreso tra le ore 23 del sabato e le ore 23 della domenica. Scusate per i messaggi che mi stanno arrivando. Che normalmente non svolgo un lavoro domenicale festivo, in caso di impiego straordinario ricevono un supplemento salariale del 50%. Quindi ricordiamo, il lavoro svolto nell'intervallo compreso tra le 23 del sabato e le 23 della domenica è considerato lavoro domenicale. E normalmente, che normalmente non svolgo lavoro domenicale festivo, in caso di impiego straordinario ricevo un supplemento del salario del 50%. Questo è molto molto importante. Poi ci sono altre dittature rispetto alle varie norme dei festivi eccetera, ma andate a guardare. Ore supplementari per i lavori urgenti, accumulo di lavoro o in caso di mancanza temporanea limitata nel tempo di forza di lavoro, il collaboratore o collaboratrice può essere chiamato a prestare il proprio lavoro anche oltre il tempo di lavoro ordinario. In tal caso, salvo diversamente previsto dall'EL, sono tenuti a prestare ore supplementari, ok? Se non sono compensate entro il 30 aprile dell'anno successivo, queste ore supplementari che si fanno, le ore supplementari che rientrano nel tempo di lavoro massimo settimanale sono pagate senza supplemento. Quindi vi vengono pagate tranquillamente, però senza alcun supplemento. Poi anche qua le ore supplementari che superano il tempo di lavoro massimo settimanale confermato dall'articolo 6.2 e che non sono compensate entro il 30 aprile dell'anno successivo, dopo tale data devono essere pagate con un supplemento del 25%. Ok? E questo è molto 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 importante. Poi, giorni festivi, i lavoratori, lavoratrici delle categorie di pulizie ordinarie, pulizie speciali, pulizie ospedaliere, pulizie di veicoli conservano il loro diritto al salario per un giorno festivo esentato dallo svolgimento dell'attività lavorativa. Se in quel determinato giorno avrebbero dovuto lavorare, sono pagati 8 giorni festivi cantonali più il 1 agosto per anno civile. E poi anche qua per le festività ve le andate un attimino a guardare. Questo è importante. Per quali congedi voi sareste pagati? In caso di decesso del coniuge del padre, 3 giorni, della madre o del figlio. In caso di decessi di fratelli o sorelle, 1 giorno. Per il proprio matrimonio, 3 giorni. Quindi il matrimonio è più importante del decesso di fratelli o sorelle e i suoceri. Lorenzo, lasciami stare che sto registrando. Per la nascita di un proprio figlio, 1 giorno. Quindi il matrimonio è anche più importante del proprio figlio. Per reclutamento militare, che vabbè questo non è importante per noi, per la propria ispezione militare, in caso di trasloco, 1 giorno all'anno, per i titolari di una funzione eletti, fine della partecipazione al seduto di organi statuali, organizzazioni, lavoratori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se uno comunque fa parte di qualche organizzazione sindacale, gli danno 1 giorno all'anno. Molto sintetizzato, molto facile da comprendere. Allora, prevenzioni degli infortuni,
Qui, vabbè, poi ve lo guardate voi, copertura in caso di infortunio. Ve lo guardate voi tranquillamente, questo è importante. Diritto al salario in caso di malattia, gravidanza e parto. Quindi salario in caso di malattia. Il datore di lavoro assicura contro la perdita di salario in caso di malattia, delle categorie polizia ordinaria, speciali, ospedaliere, eccetera, con un grado di occupazione di almeno 12,5 ore regolari alla settimana. I premi effettivi sono ripartiti in ragione di metà a ciascuno tra datore e lavoratore. Al termine del periodo di prova, con un grado di occupazione di almeno 12,5 ore regolari alla settimana, hanno diritto a partire dal terzo giorno incluso di malattia all'80%, quindi a partire dal terzo giorno incluso di malattia all'80% dell'ultimo salario versato. Media degli ultimi 6-12 mesi, per la durata di 730 giorni per ogni caso di malattia. Ok? Qualora il datore di lavoro stipuli un'assicurazione di identità giornaliera in caso di malattia che prevede una sospensione delle prestazioni, durata massima consentita della sospensione sono 60 giorni. Questi è obbligato a corrispondere personalmente l'80% del salario perso per malattia per tutta la durata della sospensione. Poi congedo maternità. Dopo il parto, la lavoratrice ha diritto a un congedo di maternità di 16 settimane. L'indennità monta ad almeno l'80% dell'ultimo salario corrisposto, mediamente degli ultimi 6 mesi. Ok? Quindi 16 settimane di maternità, che non sono moltissimi, sono praticamente 4, 8, 12, sono 4 mesi, però vabbè, ognuno tragga le sue conclusioni. Anche qua indennità per il trasporto, c'è la possibilità di avere qualche indennità per il trasporto, eccetera, per il pranzo, eccetera, per gli indumenti professionali, questo è importante. Gli indumenti professionali sono messi a disposizione dal datore di lavoro. La loro pulizia e riparazione sono di competenza della lavoratrice. Durante l'attività lavorativa, il lavoratore o lavoratrice deve indossare gli indumenti professionali messi a disposizione del datore di lavoro. Questo è importante. Quindi gli indumenti professionali sono messi a disposizione dal datore di lavoro. Quindi scarpe di infortunistica, giacche, cose così, devono essere messe a disposizione del datore di lavoro. Questo è importante perché è una questione che anche un attimino a riguardo anche per quanto riguarda la mia ragazza che ha avuto delle particolarità rispetto a questa cosa. Poi per le vacanze, vabbè, ci sono 5 settimane, quindi 25 giorni lavorativi fino al 20° anno di età compiuto, 20 giorni lavorativi dall'anno civile nel quale viene compiuto il 21° anno di età, 25 giorni lavorativi dall'inizio dell'anno civile nel quale si è compiuto 50 anni di età, con almeno 5 anni di servizio complementare. Quindi, ad esempio, la mia ragazza rientra nei 20 giorni lavorativi, le solite 4 settimane. E previdenza professionale, queste ve le vedete voi. La disdetta, beh, la disdetta del lavoro, quindi durante il periodo di prova 7 giorni, nel primo anno di servizio 1 mese, dal secondo al nono anno di servizio 2 mesi, dal decimo anno in poi 3 mesi. Tutela della propria personalità, vabbè, queste ve le guardate voi, commissione paritetica, guardate voi, libertà sindacale, eccetera, piano sociale, garanzie, diritti di acquisizione, applicazione ed esecuzione delle cose, e queste ve le guardate voi, perché sono comunque cose abbastanza tecniche e che non
non sono principali da sapere, però se volete approfondire è importante lo stesso riguardarle. Questo è il contratto collettivo, spero che sia stato abbastanza chiaro, vi invito a riguardarvelo personalmente e se volete altre, magari del Ticino o della Svizzera Romanda, mi fate sapere, va bene? Quindi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti, ciao ciao! Ormai sei in Ticino, vai che resti vino, metti l'app in app of campione, scasino, mi fia l'app in zucco, sei in casino, amore che non fuori, fia, è finito.